con il ciclismo femminile a Rosignano Marittimo con l'organizzazione della Polisportiva Marina di Cecina in collaborazione con il Circolo Copp Il Giardino gentili appassionati di ciclismo un intero pomeriggio dedicato alla categoria donne esordienti ed allieve con due manifestazioni una eh, che eh, si svolgerà sulla distanza di eh, tre giri quella riservata alla categoria donne esordienti ed una sulla categoria di 5 uh, giri nel circuito attraverso la località Il Giardino via per Rosignano via della Repubblica via uh, Solvè via uh, Filidei zona artigianale Le Morelline e quindi la conclusione in via per Rosignano le operazioni di partenza si sono svolte proprio presso il Circolo Copp Il Giardino purtroppo il tempo una giornata piovosa ha colto le tante partecipanti nella categoria Esordienti ed allieve femminile. Comunque, una bella giornata di sport che ha segnato anche i titoli di campionesse provinciali per le eh, categorie. Intanto eh, con le immagini a fare una carrellata di quelle che sono alcune eh, delle aziende vicine all'organizzazione, vicine al circolo eh, COP Il Giardino, che eh, per quanto riguarda l'organizzazione tecnica si affida alla Polisportiva Marina di Cecina in collaborazione anche con la uh, Unione Ciclistica uh, Cecina che uh, ovviamente collabora sempre a fianco della Polisportiva Marina di Cecina vi dicevo due gare in programma in questa giornata due gare uh, che saranno segnate dal maltempo ed allora eccoci con le atlete della categoria donne esordienti quindi Gara unica per quanto riguarda queste atlete, un totale di 59 atlete al via, 34 nella categoria donne esordienti primo anno e 26 nella categoria donne esordienti secondo anno. Un buon successo organizzativo nonostante il maltempo, tante le ragazze alla via e soprattutto una buona partecipazione anche da fuori regione, come spesso avviene nelle categorie femminili, infatti tante le atlete provenienti dal resto d'Italia. Al via le atlete della Polisportiva Marina di Cecina, della Cadeo Calpineto, della Fidenza Tricolli, della Polisportiva Molinella, del baby team Jacobaike Sassuolo del Pedale Toscano Ponticino, della uh, Seano One, della Campi Bisenzio, della Castelfiorentino Banca di Cambiano, dell'Abitare Cornici Pedale Cettardese, della Società Ciclistica Nuova Sfinge Alma, dell'Unione Sportiva Toscogas di Chiesa Nuova Zanese, della Società Ciclistica Olimpia, del Special Team Livorno, del Gruppo Sportivo Potenzia 1900, 45 del gruppo ciclistico Orzimo Stazione, dell'Unione Ciclistica Petrignano di Assisi, della Nestor Zea Marciano, del Cycling Team LC della Polisportiva Cadeo Carpineto, della Vigor, del Team Elite Service di Cesenatico e via via, tutte le altre atlete al via in questa gara che eh, quindi eh, darà come esito due eh, risultati, ovvero due ragazze. Vincitrici nella categoria esordienti primo e secondo anno. Prima della partenza, un doveroso minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del terremoto che ha colpito il nord Italia ed in ricordo della ragazza che ha perso la vita nell'attentato in Puglia che, è, che eh, proprio, eh, è accaduto davanti a una uh, scuola intitolata al, uh, a Falcone. E che eh, quindi è stata ricordata in uh, questi momenti prima della partenza. Partite in maniera ufficiosa, le atlete della categoria esordienti, infatti, eh, si muoveranno verso il chilometro zero, affronteranno circa eh, metà del giro del primo giro. Dopodiché, quando transiteranno sotto lo striscione di arrivo sarà esposto il cartello tre giri al termine. Intanto, abbiamo visto. Uh, alcune atlete già a raggiungere il chilometro zero. Abbiamo visto anche la campionessa italiana della categoria esordienti secondo anno, vale a dire Elisa Balsamo. Titolo italiano conquistato nella categoria esordienti primo anno, lo indossa anche quest'anno, come uh, spesso avviene per quanto riguarda le categorie femminili. Vi dicevo, Elisa Balsamo è una delle favorite eh, quest'oggi nella gara della categoria esordienti, eh, ma sono tante le atlete che possono far bene atlete provenienti davvero da tutta Italia. E adesso, come vedete, sotto eh, la pioggia, ma le atlete stanno iniziando la loro avventura con Leonora Geppi della Polisportiva Marina di Cecina. In prima posizione l'atleta della squadra, del presidente Dil Volotti organizzatrice di questa manifestazione, manifestazione che eh, vi ricordo ancora una volta è valida come campionato eh, provinciale. Erano presenti il presidente del Comitato Provinciale di Livorno Luca Casini, il vicepresidente vicario della Federciclismo Toscana Giacomo Bacci che ovviamente hanno eh, Pensato bene di essere presenti in questo grande appuntamento del ciclismo femminile. Uno sguardo su eh, Rosignano Marittimo nel tratto di strada che ci porta proprio al primo passaggio sotto lo striscione eh, di arrivo. Ancora le maglie della polisportiva Marina di Cecina con Giada Franchi nelle primissime eh, posizioni, con ancora Leonora Geppi in seconda ruota. Vediamo ancora eh, sulla testa della corsa anche le maglie della società ciclistica Nuova Sfinge Alma. E poi ancora per i colori della Fidenza 3 Colli abbiamo intravisto Daniela Alfani, il dorsale di gara numero 62, come vedete il gruppo adesso in fila indiana, andatura non molto sostenuta in questo frangente ma strada che sale leggermente verso il primo passaggio sotto lo striscione di arrivo dove sarà esposto il cartello che segnala tre giri alla conclusione. Stiamo andando verso Rosignano Marittimo e questo è il tratto eh, più semplice della salita. Poi le atlete, dopo essere transitate proprio di fronte al Circolo Il Giardino dove si sono svolte le operazioni preliminari di partenza, affronteranno un tratto più impegnativo che eh, porta proprio le atlete sotto l'abitato di Rosignano Marittimo. Dilvolotti segnala tre giri alla termine alle ragazze della categoria Esordienti e noi intanto... Ne approfittiamo per portarci in testa quando cambia la situazione, perché nel corso del secondo giro c'è un allungo. vediamo eh, di chi si tratta. È un atleta che prova ad avvantaggiarsi nei confronti eh, del resto del plotone, con il numero eh, 56. Si tratta di Angela Filippi della eh, Caddeo Carpaneto. Atleta quindi eh, che viene dall'Emilia Romagna che guadagna qualche metro nei confronti delle altre ragazze della categoria sordenti. Vantaggio minimo per, però per il momento per l'atleta Emiliana. Come vedete il gruppo si è notevolmente selezionato. Adesso insegue a 20 metri di ritardo dalla ragazza in casacca. Cadeo Carpaneto. Eccolo qua il gruppo con la campionessa italiana Elisa Balsamo nelle primissime eh, posizioni a controllare la situazione vediamo adesso il Plotone sta cercando di ricucire lo strappo nei confronti della testa della corsa, abbiamo visto anche Jessica Raimondi nelle primissime posizioni e poi ancora le ragazze del Veloclub Fidenza Tricolli, le ragazze della Polisportiva Marina di Cecina, sezione ciclismo e via via tutti gli altri ancora un passaggio in zona della partenza in zona circolo il giardino con il gruppo che torna compatto quando siamo ormai a meno di due giri dalla conclusione, il plotone viaggia compatto, occupa l'intera sede stradale. Il gruppo, quindi, delle 59 atlete categoria esordienti, donne, primo e secondo anno, viaggia tutto assieme. Pochissime per il momento le ragazze che hanno perso contatto, quelle eh, che eh, ci sono da segnalare qualche leggera caduta, niente di grave, eh, per fortuna, per le ragazze coinvolte, ovviamente, il fondo stradale bagnato. Rende più difficile il tutto, rende più difficile anche quindi mantenere l'equilibrio per queste eh, ragazze. Ragazze che adesso stanno affrontando uno dei tratti più impegnativi della salita, ovviamente non è una salita impossibile. Ma con queste ragazze che devono affrontare questo strappo per tre volte alla lunga, può fare selezione. Attenzione all'attacco di Elisa Balsamo, dorsale di gara numero 54, la maglia è quella della Vigor. La maglia è quella della campionessa italiana della categoria. Guadagna subito qualche metro la ragazza tricolore che, quindi, spinge a fondo in questo tratto di salita. Si volta per controllare la situazione. Ha guadagnato subito un bel po' di vantaggio. La campionessa italiana continua a spingere davvero in ottima maniera in questo tratto in salita. Posizione ottimale per lei, da seduta con un rapporto particolarmente agile. Adesso svolta a sinistra. La strada diventa un po' più agevole, tranne molto inizierà il tratto in discesa per Elisa Balsamo, che sta quindi guidando questa gara riservata alla categoria Esordienti. Donne, primo e secondo anno. Lasciamo sfilare il a Balsamo. Dietro c'è stata una notevole eh, selezione. Eccole qua le prime inseguitrici della campionessa italiana. Non sembra esserci molto accordo alle sue spalle. Vedremo eh, se adesso qualche atleta. Intanto vediamo le maglie della polisportiva Molinella. Dicevo se qualche ragazza tenterà eh, di eh, condurre un inseguimento nei confronti della testa della corsa. Abbiamo eh, visto ancora Jessica Raimondi, poi qui con il numero 26 Valentina Talevi del gruppo sportivo Potenza che guadagna qualche metro nei confronti eh, delle controattaccanti, Vi ricordo che al comando è ancora presente Lisa Balsamo, campionessa italiana del Team Vigor. Intanto eh, si è selezionato eh, decisamente il gruppo alle spalle della campionessa italiana, qui ancora altri atleti con Leonora Geppi eh, della Polisportiva Marina di Cecina, sezione ciclismo e poi ancora eh, tante altre, le maglie eh, della Banca di Cambiano qui con il dorsale di gara numero 15 Emilia Matteoli Castelfiorentino, Banca di Cambiano ma noi torniamo in testa, quando siamo ormai in vista del suono della campana è stata raggiunta la campionessa italiana Elisa Balsamo, si è quindi formato un drappello al comando drappello di Uh, 6-7 unità poi saremo più precisi in seguito ed appello che si sta per avviare al passaggio sotto lo striscione di arrivo, sono in 6 le ragazze al comando che stanno affrontando questo tratto in salita, chiude con il dorsale di gara numero 60 Sofia Gori del pedale toscano Ponticino e poi abbiamo visto con il dorsale di gara numero 30, in questo drappello, Anastasia Carbonari con il 54, la campionessa italiana. Elisa Balsamo con il numero 6, Jessica Ramondi della polisportiva eh, Molinello. E poi ancora le atlete, di cui non riusciamo per il momento a scorgere il dorsale, con il 59. Troviamo Vittoria Zavalloni del team Elite Service. Ma attenzione perché sta rientrando. Un'altra ragazza, vediamo eh, di chi si tratta. Dorsale di gara numero 71 per Giulia Marchesini, che si riporta all'inseguimento e si riporta sul drappello al comando, che adesso è forte di 7 unità. Quando siamo ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove suona la campana, inizia l'ultimo dei giri in programma per la eh, categoria Donne Esordienti, che quindi al prossimo passaggio sarà disputato l'arrivo per queste ragazze ancora l'atleta la, in casacca polisportiva eh, Molinella Jessica Lamondi a fare l'andatura in questo tratto agevole della salita c'è adesso una fase eh, di studio poi al comando adesso eh, si porta Vittoria Zavalloni alla sua ruota la campionessa italiana Elisa Balsamo una fase di studio questa in attesa del tratto più impegnativo della salita vediamo anche con il numero 60 eh, Sofia Gori, che adesso prova ad allungare proprio sul tratto in salita che porta allo svincolo della superstrada verso Livorno. Leggero il tentativo di attacco dell'atleta in casacca pedale toscano Ponticino, non riesce a staccare le avversarie, intanto alle spalle di questa atleta si è giustamente fatto il vuoto, e quindi si stanno studiando per. Eh, Capire anche le condizioni, le forze in campo in vista del gran finale. Ricordiamo che Elisa Balsamo, la campionessa italiana del Team Vigor, ha fatto praticamente tre quarti di giro in solitaria, quindi potrebbe pagare anche lo sforzo la forte atleta del Team Vigor in casacca tricolore che vediamo adesso inquadrata, però ehm, ovviamente non ci resta che attendere il finale per capire come si evolverà questa gara riservata alla categoria donne esordienti ancora tutte assieme le sette atlete al comando ancora tutte al comando le ragazze che stanno animando uh, questo finale di uh, corsa al comando troviamo Jessica Raimondi per la polisportiva Molinella Elisa Balsamo per il team Vigor Giulia Marchesini del gruppo sportivo Arezzo Bike uh, Valentina Talevi del gruppo sportivo Potenzia Anastasia Carbonari del gruppo ciclistico Osimo Stazione Vittoria Zavalloni del Team Elite Service Cesenatico e eh, Sofia Gori del Pedale Toscano Ponticino e adesso proprio a fare l'andatura al sale di gara numero 30 per Anastasia Carbonari del gruppo ciclistico Osimo Stazione guadagna qualche metro l'atleta marchigiana ma non molla nelle sue spalle come vedete il gruppo per il momento viaggia compatto anche in questo che è uno dei tratti più impegnativi della salita si mantiene in ultima lotta Sofia Gori la maglia del pedale toscano Ponticino davanti a lei la conterranea Giulia Marchesini del gruppo sportivo Arezzo Bike, vediamo in questo tratto se qualcuno avrà la voglia, lo spirito e la forza per tentare un allungo, per il momento si mantengono tutte assieme in una sorta di surplus in salita, le ragazze in testa alla corsa, vediamo adesso se ci saranno alcuni tentativi in questo tratto finale di salita, per il momento nessuna sembra avere la voglia e lo spirito per tentare l'allungo, siamo a circa 300 metri dalla termine dell'ascesa quando mancheranno meno di 6 km alla conclusione e quindi ci avvieremo verso la conclusione della prova riservata alla categoria donne esordienti in questa prima coppa il giardino arriva il gruppo con uh, un ritardo di una trentina di secondi ciò che rimane del gruppo forte di una quindicina di unità gruppo che quindi si sta avviando verso il culmine della salita, il gruppo che ormai a questo punto ci sembra tagliato dai fu dai fuori dai giochi per il successo finale che a meno di equivoci dovrebbe essere una questione tra le atlete che vediamo inquadrate adesso e sono le sette atlete all'arcomando che abbiamo più volte ricordato. Ancora Anastasia Carbonari del gruppo ciclistico Osimo Stazione a fare l'andatura, atleta Marchigiana della formazione di Osimo. Viene rilevata dalla campionessa italiana Elisa Balsamo del Team Vigo dalla ruota della campionessa italiana. Adesso eh, si è portata Valentina Talevi del gruppo sportivo Potenzia, mentre si mantiene in ultima posizione Giulia Marchesini del gruppo sportivo Arezzo Bike. Siamo in zona Rosignano Solve con gli stabilimenti della nota azienda che fanno eh, da a contorno a questa... Eh, Fase di corsa, siamo a circa due chilometri dalla conclusione. E quindi a questo punto, davvero diventa fondamentale ogni attacco. Può essere quello buono per quanto riguarda questo finale di corsa, dove queste sette atlete andranno a giocarsi il successo nella assoluta di questo primo Coppa il giardino e per quanto riguarda anche la. Uh, Categoria esordienti donne, primo e secondo anno, ultimo chilometro in questo momento, con la campionessa italiana che si trova al comando alla sua ruota, invece. Jessica Raimondi si stanno defilando le posizioni in vista a questo punto di un eventuale sprint, nessuna ha provato ad allungare, questa è la curva a sinistra che praticamente immette nell'ultimo tratto della strada che porta verso il traguardo, 800 metri alla conclusione per le sette ragazze che hanno animato la fase finale di questa prima Coppa Il Giardino, valevole come campionato provinciale. Per la categoria Donne Esordienti, attenzione questa fase eh, di studio, quasi un surplus per le ragazze che si trovano al comando. Adesso con la nostra telecamera ci spostiamo sul traguardo gremito di pubblico, nonostante la brutta stagione, lanciato intanto lo sprint in fondo al rettilineo e la maglia della campionessa. Italiana Lisa Balsamo che si trova all'accomando comando e va a vincere nella categoria assoluta davanti a Jessica Raimondi e eh, Giulia Marchesini. Per quanto riguarda la categoria donne esordienti, primo anno successo di Jessica Raimondi della Polisportiva Morinella davanti ad Anastasia Carbonari del gruppo ciclistico Osimo Stazione, terza posizione per Irene Barattini del Velo Club Fidenza Tre Colli, quarta Eleonora Geppi della polisportiva Marina di Cecina, sezione ciclismo, che si laurea campionessa provinciale, quinta Emilia Matteoli. Nella categoria donne esordienti, secondo anno, dietro ad Elisa Balsamo, si piazzano Giulia Marchesini, Arezzo Bike, e Valentina Talevi, del Potenzia 1945. Elisa Balsamo, ci avevi provato prima in solitare, era andata male, e poi sei riuscita a vincere in volata. E quando mi hanno preso credevo di non riuscire a farcela a Trinelli perché ero già abbastanza stanca dopo quasi un giro da sola, ma poi ho visto che collaboravano, che avevamo abbastanza dal gruppo ed era la fuga buona. Questa è che numero di vittoria quest'anno? La quinta. Una grande stagione per te? Sì, speriamo che continui così. Una dedica? Vai ai miei genitori e a mio nonno che è il mio più grande tifoso.